Bene, eccoci pronti con la seconda parte del concerto della formazione più prestigiosa dell'Associazione Musicale Nazareno Gabrielli Città di Tolentino. Nella prima parte del concerto sicuramente ci hanno emozionato con dei brani anche eseguiti per la prima volta, particolarmente difficili certamente, che però hanno dimostrato ancora una volta tutta la loro bravura. Questa seconda parte sarà altrettanto entusiasmante. Apriamo subito con il concertino per sassofono alto. Il concertino è diviso in tre tempi dal carattere molto diverso. Il primo movimento, allegro e brioso, è seguito dal secondo tempo che al contrario ha un carattere più dolce e a tratti malinconico. Infine il terzo movimento ci riporta in un'atmosfera allegra e quasi scherzosa, con alcuni intermezzi più cantabili e una cadenza nel finale. Questo brano, composto dal maestro Lorenzo Pusceddu, è stato dedicato al maestro Daniele Berdini, che lo aveva eseguito nel ruolo di sax solista in occasione della prima esecuzione assoluta. In questo caso fu lo stesso compositore a dirigere il concerto di fiati, mentre questa sera a vestire i panni del solista sarà il sassofonista Riccardo Brandi, a cui dedichiamo subito un applauso, prossimo alla laurea. Che non solo fa parte ormai da anni del concerto di fiati, ma è stato recentemente eletto membro del consiglio direttivo dell'Associazione Nazareno Gabrielli, e questa è un'ulteriore testimonianza della grande passione e dell'impegno con cui da sempre partecipa all'attività dell'Associazione. In più è anche il nuovo direttore della Junior Band, che ha ripreso insomma la sua attività con tanti piccolissimi musicisti, quindi complimenti davvero. A dirigere il concertino for alt saxo il maestro Daniele Berdini. Thank you.
Il concertino per sax alto del maestro Lorenzo Pusceddi, il sassofonista Riccardo Brandi, il maestro Daniele Berdini. Applauso senza dubbio meritatissimo per Riccardo Brandi che ci ha dato prova della sua bravura. Proseguiamo ora con Festive Overture, una delle tante composizioni scritte dallo statunitense Alfred Reed su richiesta commissionata dal Tri-State Festival che si tiene ogni anno nel North Dakota. La prima esecuzione ebbe luogo nel 1963 durante il concerto conclusivo del festival e fu diretta dallo stesso autore. Per questo brano Alfred Reed ha accolto la richiesta di scrivere una composizione al più alto livello musicale possibile che potesse essere eseguita da una high school band ed effettivamente è riuscito a realizzare un'opera davvero impressionante. Alla prima parte, allegro con brio, che è un'apertura dal carattere brillante, segue la sezione mediana, molto moderato, che appare come un intermezzo lirico, una vera e propria riflessione. Infine, nella sezione conclusiva, tempo primo, allegro con brio, vengono riproposti e rielaborati con i temi della parte iniziale. A Festival Overture di Alfred Reed. Dirige il maestro Daniele Berdini. Thank you.
Riprendendo un po' quello che dicevamo all'inizio, ultimamente insomma il termine concerto di fiati è un po' abusato e spesso usato a sproposito, ma credo che questa sera sarete d'accordo con me nel dire che sicuramente loro lo meritano tutti questo appellativo, perché ci hanno dimostrato davvero di essere un concerto di fiati straordinario, non una semplice banda, e quindi forse per questo meritano ancora un grande applauso, e con loro ovviamente il maestro Daniele Bertini. Stanno proponendo un'esibizione con brani anche di una certa difficoltà, sia nell'esecuzione che ovviamente nel modo in cui appunto debbono essere interpretati, però insomma stanno dimostrando tutta la loro bravura e la loro passione. Proseguiamo ora con il prossimo brano, che è West Side Story. Il pianista statunitense Leonard Bernstein è stato senza dubbio tra i più brillanti compositori e direttori d'orchestra del secolo scorso, autore di un vastissimo repertorio fatto di opere di variati generi, ricevette numerosi premi e riconoscimenti. Alla fine degli anni 50 compose le musiche per West Side Story, l'indimenticabile storia scritta per il teatro da Arthur A. Lawrence ed ispirato a Romeo e Giulietta. La vicenda è ambientata nell'Upper West Side di New York tra bande di strada di origini inglesi e portoricane, e i protagonisti sono i due innamorati, Tony e Maria. Per questo brano, il concerto di fiati Giuseppe Verdi sarà diretto dal maestro Leonardo Porfiri, già sassofonista del concerto di fiati che abbiamo avuto anche l'occasione di vedere in passato sia come direttore che come solista. Lo accogliamo allora con un applauso, il maestro Leonardo Porfiri. Stavolta la sorpresa non me l'hanno fatta, perché io prima mi ero girato per fare l'applauso e poi non ci ho trovato Riccardo, ci ho trovato te, invece stavolta ci sei, è andata bene. Nella versione arrangiata per banda da Naohiro Iwe dirige il maestro Leonardo Porfiri, West Side Story. Thank you.
We'll be right back.
West Side Story. L'applauso per chi ha diretto il maestro Leonardo Porfiri. Che ha dovuto anche ingaggiare una terribile lotta con il vento, col fantasma del castello. Chissà chi si divertiva a girare le pagine del suo spartito. Complimenti davvero. Beh, devo dire che sia Riccardo Brandi che così come Leonardo Porfiri sono davvero il frutto forse migliore, più bello, la testimonianza più bella di tutto quello che l'Associazione Musicale Nazareno Gabrielli sta facendo da tanti anni. Pensate che loro, come molti altri che sono all'interno dell'organico, hanno iniziato con il progetto Finalmente si suona, quindi partendo e imparando uno strumento dalla terza elementare, quindi pian pianino sono cresciuti fino a dirigere il concerto di fiati. Quindi complimenti a voi, ma complimenti anche a chi ha lavorato in questi anni, davvero senza risparmiarsi e con grande passione arrivando a questo frutto. Quindi un grande applauso a tutti perché lo meritano. Benny Goodman è senza dubbio il personaggio più importante nel panorama della musica swing. Il clarinettista e compositore statunitense, nato nel 1909 nella città che si apprestava a diventare la nuova capitale del jazz, Chicago, ottenne grande successo specialmente negli anni 30 con la sua big band. Il suo contributo fu determinante per quell'evoluzione stilistica che portò il jazz dal classico allo swing ancor prima, per aver gettato un ponte tra la musica classica e lo stesso jazz. Alcune tra le sue più celebri composizioni, come ad esempio Memory of You, Flying Home e Sing Sing Sing, sono raccolte in questo brano arrangiato magistralmente dal giapponese Naihiro Iwai, che siamo certi lascerà tutti ancora una volta senza fiato, compresi i componenti del concerto, perché è particolarmente impegnativo. Mi piace ricordare che sono 22 anni dalla prima esibizione appunto di questo Benny Goodman Memories, e all'epoca a dirigerlo c'era Fabiano Pippa, che questa sera è qui con noi, che salutiamo con un applauso per esserci venuto a trovare. È il brano che conclude l'esibizione di questa sera, Benny Goodman Memories, dirige il maestro Daniele Berdini.
Thank you.
Il concerto di fiati Giuseppe Verdi dell'Associazione Musicale Nazareno Gabrielli Città di Tolentino. Ha diretto il maestro Daniele Berdini. Allora, perdonatemi, prima del bis che sicuramente ci sarà come tradizione, c'è il saluto ovviamente del direttivo dell'associazione, ma prima vorrei, come dire, superare il cerimoniale di questa serata e fare gli auguri di buon compleanno a Samantha Corsetti. Auguri Samantha, che questa sera compie gli anni. Io vorrei chiamare qui vicino a me, perché recentemente c'è stato il rinnovo del consiglio direttivo che sarà in carica per il prossimo triennio, l'ex presidente e il nuovo presidente. Quindi qui con me vorrei Stefano Carlini ed Enrico Casadidio, che è il nuovo presidente. Complimenti. Vorrei ricordare che ovviamente il consiglio direttivo, oltre che da Enrico, è composto dalla vicepresidente, che è Laura Fermanelli, dal segretario amministrativo Chiara Santancini, dal cassiere Riccardo Brandi, dai consiglieri appunto Stefano Carlini, Gentili, Silvia Campetti ed Emanuele Rullo. Buonasera a tutti. Allora, io sono l'ex presidente ormai. E stasera, prima di venire qui, stavo pensando che invidio Enrico, perché 6 anni fa, quando io ho fatto il primo saluto da presidente, il concerto era previsto qui, come stasera, però nel pomeriggio arrivò un acquazzone incredibile, per cui tutti quanti passammo il pomeriggio a spostare tutti quanti gli strumenti, zuppi d'acqua, e a portarli all'Auditorium San Giacomo. C'erano anche i cori, perché si facevano i Carmine Burana, e quindi arrivammo a quel concerto tutti zuppi. Invece Enrico stasera può fare il suo esordio in una situazione molto più tranquilla, piacevole, una bella serata, forse un po' fresca, però spero che questo sia di buon augurio e che in un certo senso la tua presidenza sia meno burrascosa di quello che è stata la mia in questi 6 anni, non tanto per quello che è successo dentro l'associazione, ma per quello che è successo attorno, prima il terremoto nel 2016 e poi i 2 anni della pandemia. E questa è la seconda cosa che voglio dire stasera, prima di passare la parola a Enrico. È veramente bello essere qua in presenza dopo questi 2 anni, che sono stati difficili per tutti, ma sono stati praticamente impossibili per un'associazione la cui attività fondamentale è quella di suonare e di suonare strumenti a fiato, in un momento in cui la pandemia ci obbligava a tenere la mascherina anche per andare al supermercato o per fare qualsiasi cosa. Pensate voi quello che è stato riuscire a immaginarsi come portare avanti questa associazione, la cui attività principale era quasi quello che sembrava la cosa più pericolosa da fare per il contagio, perché soffiare dentro gli strumenti in un luogo al chiuso era molto pericoloso. Ed è questa la cosa di cui penso vado più orgoglioso io, e vanno più orgogliosi i componenti del direttivo per questi anni, che nonostante questa difficoltà difficile da superare, siamo riusciti in qualche modo a portare avanti l'associazione, non solo il concerto, ma anche la scuola di musica. E di questo bisogna ringraziare tutti quanti i componenti dell'associazione, gli insegnanti della scuola di musica, i componenti di questo concerto di fiati, ma anche i componenti del gruppo bandistico, i piccoli della junior band, il maestro, ovviamente, Daniele Verdini, e i componenti del consiglio direttivo. Io credo che è un grande orgoglio per noi essere riusciti ad andare avanti, e vorrei sottolineare rispettando le regole,
perché in questi 2 anni di regole ne abbiamo viste di tutti i colori. Noi abbiamo dovuto fare direttivi a mezzanotte, quando il giorno dopo cambiava zona rossa, zona arancione, dovevamo avvertire le persone all'ultimo momento, misurare lo spazio nella sala prove tra un componente e l'altro, fare le prove all'aperto nel parcheggio dietro al formaggino. E quindi è stata una fase difficile da gestire, ma credo che stasera è stata una bella dimostrazione del fatto che la banda musicale di Tolentino c'è, con qualche aiuto che è apprezzato, ma è bello, come diceva Luca durante la presentazione, vedere ragazzi che hanno iniziato in terza elementare e che oggi alcuni addirittura sono lì a dirigere o a fare da solisti. Quindi questo è il motivo per cui ci teniamo a definirci banda musicale, perché la nostra presenza dentro Tolentino, dentro la comunità, va al di là di quello che è un concerto, una formazione, un'orchestra, che è bellissimo e stasera ne ha dato una grande dimostrazione, ma la componente dell'associazione, la componente che è dentro la comunità è importantissimo, e questo è importante portarlo avanti. Siamo poi in una fase di cambio, quindi arriviamo a presentare il nuovo presidente, che ormai io conosco da 6 anni e penso che sia la persona giusta in questa fase per portare avanti l'associazione, perché fin da subito mi è stato presentato, quando io ancora non lo conoscevo, cioè appena 18 anni, come Enrico è un ragazzo che ci tiene parecchio all'associazione, e questa è la cosa più importante. In questi anni l'abbiamo visto crescere, è stato segretario amministrativo negli ultimi 3 anni, e è bello che questa associazione, così come esprime giovani solisti e giovani direttori, esprime anche giovani presidenti che vengono dall'interno e crescono. E la cosa più importante è che Enrico non è solo, c'è una squadra con lui, c'è il direttivo in primo luogo, e nel direttivo anche ci sono dei componenti nuovi, e questo è importante perché non siamo un'associazione dove il presidente fa tutto, no, siamo un'associazione dove tanti fanno tanto per riuscire ad arrivare poi a mettere insieme serate anche come questa. Quindi io ringrazio tutti, ringrazio anche l'amministrazione comunale per il sostegno che ci ha dato sempre in questi anni, e faccio un grosso in bocca al lupo a Enrico e lascio la parola. Grazie Stefano, innanzitutto viva il lupo. Sono emozionato perché anch'io sono uno di quelli che in terza elementare, ho iniziato col Finalmente si suona con Laura, che ci presentava il primo corso, cioè era il primo corso che facevamo. E mi ricordo ancora quando ho messo la crocetta sullo strumento, che ero emozionato, e riprovo adesso la stessa emozione. Che come stavo pensando proprio, cioè mentre suonavo, dicevo, ma che dirò? Che sono emozionato, e per me è un onore. Un onore e un'emozione, perché questa associazione mi ha dato tantissimo e voglio restituirgli tutto. Sono fiero del nuovo direttivo, ma soprattutto di tutti i ragazzi dell'associazione, perché come diceva anche Stefano, non c'è un presidente, non c'è 7 persone del direttivo, ma c'è un'associazione, perché si chiama associazione. E se stasera siamo qui e se la scuola di musica, se tutti i progetti che facciamo vanno avanti, è grazie a tutta l'associazione. Quindi ringrazio loro, ringrazio voi e grazie a tutti. Bene.
non l'ho fatto prima, lo faccio adesso da ex presidente, ti auguro buon lavoro ovviamente, perché c'è una cosa a cui io tengo, è che quando scrivo sempre nel mio curriculum tra le varie note che sono stato presidente di questa associazione, perché a me è stato un onore e sono veramente orgoglioso di quello che insomma è stato fatto nel corso degli anni, perché questa associazione non si ferma e cresce sempre, ma soprattutto siete voi che la vivete all'interno, che la rendete straordinaria. Un bel applauso, grazie. Siamo al momento del bis, io allora vorrei richiamare ancora il maestro Daniele Berdini, assoluto protagonista insieme al concerto di fiati e a tutti i musicisti questa serata. Si brinda, è importante, si brinda. Un applauso glielo vorrei fare fortissimo, perché ha superato anche un momento complicato, quindi insomma siamo qui perché la musica poi alla fine ci fa vincere le più grandi sfide. L'omaggio ai nostri due solisti, al direttore, a Lorenzo Porfiri e a Riccardo Brandi, il nostro solista. Quindi un bel brindisi tutti insieme e siamo al momento quindi della conclusione con il... Ah, grazie, grazie, gentilissima, grazie, grazie, grazie. Non dovevate. Quindi una bella sorpresa. E quindi adesso siamo al momento del bis con un pezzo da Benny Goodman, per la gioia dei musicisti che credo siano un bel po' stanchi. Il maestro Daniele Berdini.
il concerto di fiati Giuseppe Verdi dell'Associazione Musicale Nazareno Gabrielli, città di Tolentino. È stata una serata, io credo, bellissima, è l'apertura dell'estate, tra qualche giorno il solstizio d'estate, quindi miglior prologo certamente non poteva esserci che questa straordinaria esibizione che ci ha regalato delle emozioni bellissime. Ancora grazie a tutti voi che siete stati in nostra compagnia, ma soprattutto complimenti e l'applauso più grande ai musicisti del concerto di fiati Giuseppe Verdi e al maestro Daniele Berdini. L'appuntamento è con le prossime altre attività dell'Associazione Musicale Nazareno Gabrielli, ve le ho ricordate prima, e ovviamente con il tradizionale concerto in Piazza della Libertà per la festa del perdono di San Nicola. Grazie ancora per essere stati con noi, buona estate, viva la musica, buonanotte.